Bruxelles ha avviato gli ospedali calabresi per aprire, diciamo, per accendere un faro sull'emergenza sanitaria calabrese. Come sito dei canali portare magari dopo Pasqua per segnalare i casi di malasanità oppure le carenze delle strutture sanitarie ospedaliere. Qui dopo magari partiremo sulle altre cose. Lui gestisce l'agenda, quindi lui che sa che è appuntamenti. Perché se adesso sto leggendo un po' perché prendere l'aereo in due giorni. Stasera, come si vede dal manifesto, tratteremo alcune tematiche che cercheremo di farvi capire. Innanzitutto sul referendum sull'uscita dall'euro, la sanità e il giudice di pace, oltre che poi Dario Danesi ci articolerà un attimino la situazione sul microcredito per il microcredito delle imprese di una parte proviene dal taglio del dimezzamento di tutti i parlamentari del movimento. Io, prima di cedere la parola a Federica, volevo fare alcune considerazioni sull'uscita dall'euro e il perché di questo referendum. Innanzitutto è un referendum consultivo, cioè noi siamo entrati nell'euro senza che nessuno ci chiedesse conferma a noi cittadini. Noi vogliamo innanzitutto far decidere ai cittadini se rimanere o meno nell'euro. Il problema in sé non è l'euro come moneta, ma tutti i trattati che i vari governi hanno stipulato che ci hanno portato a queste condizioni. In particolar modo abbiamo il Fiscal Compact e il MES, ovvero il Fondo Salva Stati. Questo MES prevede che nei prossimi 5 anni l'Italia deve dare 125 miliardi di euro appunto per questo fondo di salva stati. Se noi calcoliamo questo con il Fiscal Compact, ovvero che hanno modificato l'articolo 81 della Costituzione per il pareggio di bilancio, ci rendiamo conto come si stride questa situazione con già la situazione pessima. Se poi calcoliamo pure il 3% come vincolo del pareggio di bilancio, veramente amministrare ormai diventa quasi inutile. Tutto questo poi per quale fine? Perché se noi avessimo un'Europa di popolo, cioè un'Europa che è solidale, un'Europa che tutela i cittadini, allora avrebbe senso. Mentre qua purtroppo siamo in presenza di un'Europa che si è strutturata esclusivamente per situazioni economiche. In particolare volevo sottolineare il problema che abbiamo del Bilderberg e su questo volevo farvi un attimino riflettere, perché essendo l'Italia come libertà di informazione al 73° posto, invito in particolar modo i giovani a non farsi condizionare soltanto dalle televisioni, ma appunto cercare ognuno di noi tramite internet di assumere le proprie informazioni e capire come funziona. Il Bilderberg, io vi leggo un attimino cosa dice Wikipedia, è un incontro annuale per inviti, quindi non ufficiale, di circa 130 partecipanti tra personalità del campo economico, politico e bancario. Da questo noi desumiamo innanzitutto chi ha fatto parte del Bilderberg, ovvero Mario Monti, Romano Prodi all'epoca e infine abbiamo Enrico Letta. Quindi da questa struttura noi ci rendiamo conto che la politica italiana sta diventando sempre più succube della volontà europea. A questo punto, se noi mettiamo a coniugare tutti i punti, la politica estera, Renzi ha speso nel semestre europeo, dove diceva che l'Italia doveva fare grandi cose, invece non siamo riusciti. L'unico risultato che ha portato a casa è stato quello della Mogherini come PESC, cioè della politica estera. E vediamo che all'incontro per il problema della Russia con l'Ucraina si presentano il presidente della Francia e la Merkel, ci rendiamo conto che è un ruolo sostanzialmente informale, cioè che non ha nessun peso. Quindi adesso io cedo la parola a Federica con l'auspicio che ognuno di noi si renda conto in primo luogo della situazione italiana rispetto alle televisioni, perché io prima di venire qua in questi giorni ho cercato un attimino di chiedere in giro chi volesse partecipare a questo incontro, non un incontro politico, perché noi non siamo in campagna elettorale, non siamo qui per chiedervi voti, soltanto per farvi capire la situazione. Le risposte più che ho ricevuto sono state due. Una dell'incontro con Bersani, famoso all'epoca, dove dovevamo fare sto benedetto accordo, e ho invitato tutte le persone a scrivere semplicemente su internet Bersani Festa Unità,
dove Bersani candidamente dice che lui non aveva interesse a fare l'accordo di governo, ma soltanto di avere i voti da parte del Movimento 5 Stelle. Al suo punto, e questo è il punto che è più dolente secondo me, dicono alcuni, specialmente commercianti, purtroppo da una parte li capisco, dicono io sì, voto Movimento 5 Stelle, ma purtroppo per la situazione che c'è, e questo poi è condizionato oltre al clientelismo del regionale, non posso metterci la faccia perché rischio di avere situazioni di contro. Quindi con l'auspicio veramente che ci possa essere da parte dei giovani, perché è inutile nasconderci, se non siamo noi a riuscire a capire la situazione, difficilmente potremo cambiare la situazione. Grazie. Grazie Beniamino, anche perché con lui abbiamo affrontato il tema del giudice di pace su Caolonia, che adesso purtroppo non so se ne vuoi dire qualcosina in Sì, magari. merito. Vabbè, ok, abbiamo esaminato quindi questa problematica dovuta a una volontà del ministro Orlando di, senza tener conto minimamente delle realtà locali e territoriali, decidere di fare un taglio lineare dei giudici di pace, salvaguardandone alcuni soltanto per una questione di tipo politico, quindi responsabile di tutto questo c'è un nome ed è il ministro Orlando. Io mi soffermo soprattutto oggi nell'analizzare appunto l'euro e la fuoriuscita eventuale dall'euro e le eventuali conseguenze. Intanto dobbiamo dire che l'Unione Europea nasce appunto come una comunità. Che cosa significa questo? Che il motivo iniziale per cui appunto subito dopo la guerra ci sono stati sei stati fondatori di questa comunità europea è quello di creare un ambiente all'interno del quale i cittadini potessero essere protetti, quindi da proteggersi dalle eventuali guerre, mettere in comune gli spazi e quindi consentire a tutti la possibilità di muoversi e circolare liberamente. Da lì abbiamo avuto i vari trattati, il trattato di Schengen, che avevano quindi una finalità di questo tipo, una finalità anche solidaristica. Quando si è deciso nel 1992 con il trattato di Maastricht di istituire questa moneta comune, non si è tenuto conto del fatto che gli stati che ormai componevano quella che poi si è trasformata in Unione Europea, quindi da comunità, vediamo come cambia la parola Unione Europea, non si è tenuto conto del fatto che le realtà che componevano appunto l'Unione Europea erano realtà differenti, con economie diverse, e quindi istituire un'economia uguale, quindi una moneta uguale, quando le economie sono diverse, questo è abbastanza problematico, soprattutto quando la moneta ha un valore stabile, forte e non può essere più svalutata. Quindi, a parte la mancanza di controlli che hanno condotto poi nel 2002 alla circolazione dell'euro, come appunto noi lo conosciamo, con un tasso di cambio che è stato sfavorevole all'Italia e poi soprattutto con quello che ha appunto impedito, perché la Banca Centrale Europea è una banca privata sostanzialmente, che a differenza della Banca d'Italia non ha un interesse a diciamo salvaguardare gli stati, ma un interesse di tipo economico per salvaguardare soltanto pochi che sono appunto Prima ci dà la coloro che possibilità gestiscono. appunto di raccontare quello che già abbiamo fatto in questo senso, quindi ci troviamo assolutamente in sintonia. La cosa bella è che noi come Movimento 5 Stelle siamo riusciti a fare qualcosa che può essere fatto senza bisogno di legiferare, perché se ci pensiamo, ascoltando quello insomma, che si vede e dicono in TV, sembra che tutto debba sempre fermarsi perché bisogna attendere un decreto attuativo, una legge, e purtroppo molte volte è così, noi ci rendiamo conto stando lì dentro che è così, molte cose sono bloccate da leggine che poi non vengono emanate, ma c'era qualcosa che si poteva fare da subito ed è quello che accennava prima Federica, cioè dimezzarsi lo stipendio da parlamentare. Noi siamo la prima forza politica nella